Buongiorno, ragazzi, benvenuti a questa lettura per i single del segno dell'ariete. È una lettura generica, quindi, se non risuona con tutti, guardate le letture del vostro ascendente, ops, o della vostra luna. Se invece volete conoscere uh, i prezzi delle sessioni private di tarologia, life coaching, analisi karmica, oppure se volete conoscere i pacchetti disponibili o infine se volete avere informazioni sui videocorsi, sia per imparare a leggere i tarocchi, sia per imparare la magia evolutiva, inviate una mail a voci dagliangeli@gmail.com e la mia assistente risponderà a tutte le vostre domande. Andiamo adesso a vedere, però, quale sarà l'energia per i single del segno dell'ariete durante il mese di aprile. Um, e andiamo a vedere in particolare. Uh, andiamo diciamo a spiare l'interiorità della persona alla quale voi siete interessati o che magari è interessata a voi. Se non avete nessuno in mente, potrebbe trattarsi di qualcuno con cui vi troverete ad interagire durante questo mese. Allora, in linea di massima, in generale abbiamo. Una papessa rovesciata, quindi si tratta di qualcuno che è un po' confuso. <ride> si tratta di qualcuno che non sa cosa fare, che vorrebbe agire ma non riesce a farlo. È quella classica persona che ha fretta di fare le cose perché ha paura di perdere il treno, però poi alla fine stringi, stringi, non conclude nulla, non agisce, non si muove, quindi infine, magari il treno lo perde davvero. Perché c'è proprio un desiderio di passare dalla teoria alla pratica, c'è un desiderio di manifestare delle parti di sé. Tra l'altro c'è anche la consapevolezza che questo sia mh, il momento giusto per uscire da una fase di riflessione ed entrare invece in azione. Perlomeno questo è quello che pensa la persona che stiamo analizzando. Ehm, però tutte le carte che ci sono intorno invece manifestano una personalità poco attiva, una personalità invece troppo riflessiva, troppo bloccata. Mm, che non riesce a trovare il coraggio né per andare in una direzione né per andare in un'altra e quindi alla fine rimane fermo. Dunque, mm, sul cosa teme abbiamo un due di spade ed è proprio questo. Cioè, questa persona si rende conto che sta prendendo troppo tempo per decidere, si rende conto che. Mm, non riesce realmente a vedere una via d'uscita migliore di un'altra, o comunque non riesce a scegliere la strada migliore, e sa che questo potrebbe portare a una perdita, sa che questo potrebbe portare a una rinuncia, a un allontanamento, e che quindi il treno potrebbe passare senza lui sopra o lei sopra. E la paura è proprio quella di rimanere incastrati in questo stato mentale di cose, in questa condizione. Uh, e che quindi per la propria incapacità di farsi avanti o indietro le cose andrebbero per conto loro e andrebbe tutto a farsi benedire, quindi ogni opportunità sarebbe persa. Cosa spera invece? Abbiamo un quattro di spade rovesciato anche qui. Non è chiaro nel senso, qualcuno per qualcuno di voi questa persona desidera trovare il coraggio per uscire da questo stato di attesa, pausa e finalmente aprire le ali e finalmente fare ciò che sente. Il fatto è che, mentre per qualcuno di voi questo fare ciò che sente significa rivolgersi a voi, avvicinarsi a voi, uh, dirvi quello che prova per voi, invece per qualcun altro si tratta di andare via, di allontanarsi definitivamente. Si tratta di uh, andare. Andare avanti con la vita lasciandosi alle spalle, cioè voi, il passato e andare avanti in un modo nuovo. Ad ogni modo, quello che caratterizza tutti, tutte le persone ehm, che stiamo guardando e che vengono rappresentate da questa stesa è il bisogno di fare delle piccole cose, il bisogno di piccole novità, di piccoli stimoli. Di ehm, usare sicuramente prudenza e saggezza nel muoversi, però di uscire da questo momento di pausa, di uscire da un momento di recupero e quare, quindi fare dei piccoli tentativi di star meglio, di cambiamento, di evoluzione. Se poi questa evoluzione è verso di voi o lontano da voi, questo dipende dal vostro caso specifico, però ecco in generale c'è una voglia di recupero, di ripresa. Ehm. Inoltre questa persona sembra che comunque stia attraversando un momento davvero di eccessiva critica o autocritica, dipende dai casi. Ci sono, si sta imponendo delle regole molto restrittive. E, cosa nasconde il 6 di bastoni rovesciato? Cosa fa il 7 di coppe? E infatti è impallata o impallonata, cioè non va da nessuna parte perché nasconde la propria incapacità di farsi avanti per questioni di insicurezza, perché c'è una grande insicurezza dietro tutto questo, nonostante i sentimenti, perché i sentimenti ci sono, quindi è veramente un non avere il coraggio per manifestarsi e allo stesso tempo. Con il set di coppe sta lì a pensare, a riflettere, ad analizzare, a vagliare le varie opzioni a disposizione. Ma sempre senza movimento, sempre senza un, una spinta da nessuna parte, né avanti né indietro, né a destra né a sinistra. Io credo che voi avete a che fare con qualcuno che sta perdendo tempo e di conseguenza se voi siete interessati a questa persona lo state perdendo anche voi il tempo. È chiaro che a volte c'è bisogno di una fase, quindi magari possiamo anche considerare come questa persona qualcuno che sta attraversando una fase di pausa, di riflessione nella quale chiarirsi le idee, però mh, io credo che per la maggior parte di voi in realtà questa sia una pausa che rischia di durare troppo a lungo e che magari è già durata tanto, quindi uh, non non mi sembra che questa, um, questa fase stia servendo davvero a chiarire le idee poi così tanto. Mi sembra piuttosto un criceto che gira in una ruota e che non va da nessuna parte, che corre, corre, corre ma non si sposta. È un po' questa, piuttosto, l'energia, quella di qualcuno che vorrebbe ma non fa. E di solito questo genere di persone. Rischiano di cristallizzarsi nella loro posizione, quindi più passa il tempo, più poi è difficile compiere un movimento. Ma vediamo qual è per voi il consiglio degli angeli. Allora, ehm, questa carta sottolinea la vostra capacità, Ariete, di essere indipendenti, realisti, arguti e anche di eh, sottolinea la vostra esperienza, l'esperienza che avete acquisito nell'arco della vita, nell'arco delle vostre relazioni, in generale la vostra capacità di osservare la realtà per ciò che è. E la carta vi dice di prendere una decisione obiettiva, quindi di riconoscere le cose per come sono e di decidere di conseguenza. Ma soprattutto questo potrebbe per molti di voi portare ad eliminare cose che non vi servono più, situazioni che ormai non sono comode per voi. E per qualcuno di voi c'è il consiglio di cogliere il lato comico della situazione perché c'è veramente da ridere, nel senso non è così per tutti, però ragazzi, io so che molti di voi che stanno guardando hanno a che fare con qualcuno che è proprio impallonato, cioè che non sa stare al mondo. Eh, avete a che fare con una persona che è. Non è mai cresciuta, non è mai maturata, che sta manifestando dei chiarissimi segni di immaturità perché l'inerzia molto spesso è l'incapacità di prendere decisioni e prendersi la responsabilità delle proprie decisioni. Ripeto, non è così per tutti voi perché molti di voi hanno a che fare semplicemente con un personaggio che magari ha bisogno di tempo in questo momento per via di varie circostanze, ma. Qualcuno di voi ha a che fare con il bambinone o la bambina mai cresciuta che non sa quello che vuole e che si lascia sfuggire via la vita dalle mani per non prendere decisioni. Quindi, ecco, eh, prendete in questo caso davvero il lato comico della situazione. Per il resto, se volete una sessione privata, inviate una mail voci dagliangeli@gmail.com oppure visitate il nostro sito internet www.vocidagliangeli.com. Alla prossima, ragazzi.